Con il presidente Cellini, presidente della Federcalcio Marchigiana, siamo qui proprio nella sua sede. Oggi la premiazione delle panchine d'oro, questo appuntamento importante. Lei ha iniziato il suo intervento dicendo: ma cosa ci faccio con la foto di Blatter e Platini? È diventato un motivo, no? di effettivamente queste due foto con una bella cornice in un punto evidente di casa mia, tutte le volte che ci metto gli occhi mi portano alla riflessione che ho fatto di questo calcio dalle due facce, chiaramente quella del professionismo, quella del business, quella degli interessi, quella che invece è la ragione, il motivo, no, per il quale ci siamo coinvolti in questa attività sportiva, che è la passione, l'attrattiva del risultato. Quindi è come vedersi tradito in quelli che sono stati degli ideali, dei valori che non solo me personalmente, ma tanti si sono trovati coinvolti ed impegnati, e quindi di fronte a queste fotografie, no, ti chiedi come mi devo comportare, ma so già come dovermi comportare, non sono sicuramente ideali o figure da tenere quasi al posto delle immagini dei santi. Qualcosa però sta cambiando, ci si sta interrogando quale futuro, i giovani, il calcio, le famiglie. Ma io, dopo, no, queste considerazioni che ho fatto adesso, che ho fatto in altre occasioni, qualche settimana fa ho avuto modo di essere a Sant'Angelo in Vado, dove veniva intitolato il campo sportivo di Sant'Angelo in Vado ad Antonio Ceccarini. Antonio Ceccarini, naturalmente chi ha una certa età se lo ricorda, difensore soprannominato il Tigre nel Perugia degli Invincibili, con Castagnier che era presente, con Bagni, con Vannini, con Novellino, no? Il Perugia che riuscì a concludere il campionato senza sconfitte. Il rischio più grosso lo corsero contro l'Inter in 9, e fu proprio Ceccarini a realizzare l'unico gol della propria carriera a tempo scaduto. Ora, in quella occasione, no, partendo dalla riflessione che facevo su certe figure, su certi personaggi, ho detto che, ecco, in Antonio Ceccarini, che ho avuto la fortuna anche di conoscere da ragazzo del 49, veniva dal mondo dell'agricoltura, aveva perso il padre in giovane, in tenera età, attraverso un torneo notturno lo vede Ramaccioni, che lo porta a Città di Castello, a Perugia, e arriva a giocare in Serie A. Ecco, ho visto l'immagine di una figura che era in grado di conciliare le due realtà, quella realtà della passione, della genuinità, della semplicità, sempre corretto, mai, e dall'altra parte anche la ribalta della Serie A, di figure che c'è stato Paolo Rossi, insomma figure che hanno fatto anche la storia del calcio. E quindi dentro di me mi sono detto, dicevo sempre e concludevo il discorso quando parlo, non so, con gli arbitri, di società: non ci dobbiamo far rubare il calcio, no? Il calcio fatto di passione, fatto di ideali, di valori. Ecco, e dovendo indicare un calciatore che le due facce le abbia vissute in modo,
credo che questo Ceccarini Antonio ne sia l'emblema, e naturalmente quell'esempio deve diventare anche la bussola un po' per noi che facciamo il calcio, che ci impegniamo, no, con i giovani, che parliamo dei corsi, dei allenatori, insomma di tante cose belle, ci dobbiamo ricaricare con un motivo in più, ecco, di non far cadere il calcio in mano alle procure, a Catanzaro, a Cremona, a certi, no, figure, non lo so, faccio la predica, non lo so, ma sono cose che penso. Devo cogliere questa occasione per dar merito alla vostra emittente soprattutto di assecondare, di avere nell'attività sportiva, nel calcio, no, un campo di interesse molto importante, di portarlo avanti con grande professionalità e sempre nel rispetto di quegli ideali, di quei valori, senza aver nulla da invidiare a certe TV